è Geisha del web. Beh, dovrei dire, nella fattispecie giuridica concreta, dovrei dire Geisha di Twitter, perché vi ho già spiegato che Twitter si è fortemente democratizzato, per cui da Venere Urania, ora Twitter ci propone la Venere pandemia, la Venere del popolo. E qualcuno mi dice: ma tu li vai a cercare certi siti dove ci sono delle belle donne che fanno delle brutte cose? No, no, chi mi dice queste cose? Non conosci i meccanismi. Io ho un profilo su Twitter, un profilo anche ben visualizzato. Twitter è intelligente. Che cosa fa Twitter? Mi manda periodicamente dei messaggi dove c'è scritto: e queste sono le persone che tu, Serafino Massoni, potresti seguire. E c'è un elenco di profili Twitter. E io li vado a vedere e ci trovo anche i profili di belle donnine che fanno delle belle cose. E recentemente Twitter, tra le persone che io potrei seguire, mi ha proposto anche un profilo Twitter di una geisha, capito? Non sono io che li vado a cercare, è Twitter che è intelligente e mi propone, dice: queste sono le persone che tu potresti seguire. E ho visto una geisha che fa delle cose stupefacenti, stupefacenti. Io vi metterò il profilo Twitter di questa geisha, di questa bella giovane geisha, nel riassunto di questo video. Poi, se voi volete andare ad aprirlo, il link apritelo, se no non lo aprite. Se siete delle, si dice, anime belle, non lo aprite. Io faccio informazione, non venite poi a rimproverarmi. Capito? Io faccio un'informazione, perché il mondo va fotografato in ogni suo aspetto, capito? Negli aspetti belli e anche negli aspetti cosiddetti brutti. L'informazione non può essere divisa a metà, poi ognuno fa le proprie considerazioni. Beh, questa geisha è molto bella, fa di quelle cose incredibili, incredibili. E io ho pensato che ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone attaccò gli Stati Uniti e occupò quasi tutta l'Asia orientale, giù fino a Singapore, se il Giappone, invece di mandare in guerra i suoi soldati, avesse mandato in guerra le sue belle geishe, l'avrebbe vinta il Giappone la Seconda Guerra Mondiale. Perché i soldati americani avrebbero disertato tutti, i soldati americani sarebbero tutti passati nel campo nipponico, perché geishe come quella che io ho visto, e di cui vi lascio il link nel riassunto di questo video, ti fanno perdere l'amore di patria, capito? L'amore di patria. I soldati americani sarebbero tutti passati dalla parte nipponica e si sarebbero sposati con queste geishe, capito, cari amici? Vabbè, cari amici, qua mi fermo. Geishe del web. Geishe del web 2.0. Sì, una geisha meravigliosa, meravigliosa, che fa delle cose meravigliose e stupefacenti. E poi dopo, sappiate che, sì, che ricevo anche dei commenti critici, e io rispondo alla maniera di Nietzsche, cioè Nietzsche diceva che non ci sono i fatti ma solo le interpretazioni, e ognuno dia l'interpretazione che gli pare, capito? Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.